ciao amici, per dimagrire siamo tutti abituati a pensare che bisogna mettersi a dieta, uffa. Infatti, sapete che io sono contraria alle diete, ma se si vuole dimagrire bisogna migliorare la propria alimentazione e mantenerla sana. Ma non è l'unica soluzione, diciamo che ci sono degli aiutini davvero efficaci che ci facilitano il compito di non sgarrare e perdere i chili di troppo. Oggi vediamo 10 trucchetti insoliti per resistere alle inevitabili tentazioni. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Eventi social. Quando siamo al bar, all'aperitivo, in generale davanti a un buffet, la tentazione è quella di fare avanti e indietro dal tavolo e riempirsi il piatto. Se non vogliamo esagerare e rimpiangere tutta la serata, basta stare fermi, lontano dal tavolo e respirare lentamente. La tentazione passa in fretta. 2. Voglia di cioccolato. Chi non desidera il cioccolato di tanto in tanto? Se vogliamo concederci lo sfizio, deve essere fondente almeno al 70%, massimo 1 o 2 quadrotti in un giorno, come spiego in questo video. Per resistere del tutto alla tentazione, basta trovare qualcuno da abbracciare. Fatto! 3. Biscotti tentatori. Contro la voglia di biscotti, gli psicologi di alimentazione consigliano il telecomando. Squaletto lo deve mangiare? No, basta fare un po' di zapping e se non avete la TV fate un giro su Netflix, ma senza snack a fianco. 4. Voglia di abbuffate. Contro il desiderio smodato di cibo si può fare qualcosa di strano e stimolante come mangiare una fetta di limone o cantare e ballare gridando forte. Funziona. 5. Bibite dolci. Se l'oggetto della voglia sono le bibite dolci piene di zucchero, la soluzione è dedicarsi a un'attività fisica impegnativa che richiede la nostra totale concentrazione, come fare la verticale per i più atletici oppure tenere una posizione yoga difficile o fare un esercizio di coordinazione come fare canestro nel cestino. 6. Voglia di dolce. C'è un punto che ci aiuta a ritrovare il buon senso e smettere di desiderare quel dessert goloso che abbiamo visto al bar. Basta toccarsi la fronte. 7. Gelato dalla vaschetta. Invece di tirare fuori la vaschetta dal freezer e aggredirla con il cucchiaio, beviamo una buona tisana, per esempio con zenzero, cannella, finocchio, limone. Prima di vedere gli ultimi 3 trucchi, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, è facile, basta un click così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. 8. Torta da tristezza. Contro le crisi di umore che ci portano a mangiare enormi fette di torta, basta massaggiarsi il viso con delicatezza. Prendetevi 5 minuti di relax e il vostro viso ringrazierà, e anche la linea. 9. Fame nervosa. Per capire se è fame reale o nervosa, io consiglio il test dei broccoli. Al posto del cibo che stiamo desiderando, convinti che placherà la fame, mettiamo i broccoli. Ma io non li voglio. Se l'appetito rimane, allora è fame e non mangiate schifezze. Se la fame passa, avete superato con successo un attacco di fame nervosa. 10. Questo o quello? Se siete indecisi tra dolce o salato, tra patatine o bibita, tra tortino o brioche, prendo tutto? Datevi un pizzicotto. Oppure usate un elastico per capelli per darvi un piccolo schiocco. Così abituate l'inconscio che quello stato mentale non è positivo per voi. E così facendo salvate la linea. Qual è la tentazione più ricorrente per voi? Fatemelo sapere nei commenti. Questi consigli, anche se bizzarri, sono stati selezionati da un'equipe di psicologi dell'alimentazione e funzionano davvero. Vivi consapevole e vivi meglio. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!